Cari amici, ben incontrati, buon venerdì 12 aprile, venerdì della seconda settimana di Pasqua. Preghiamo così. Vieni, o Spirito Santo, vieni, illumina la mia mente. Donami di stare alla scuola di Gesù, ai piedi della sua croce, per accogliere in pienezza la sua luce. Donami di lasciarmi nutrire dal suo pane che è l'amore e di godere della sua presenza nell'ora della mia fatica. Anch'io possa udire la sua voce che dice: sono io, non avere paura. Amen. Il Vangelo che leggeremo contiene appunto questo episodio della moltiplicazione dei pani. Offre il pane materiale anche come segno di un pane che è lui stesso che si offrirà per tutti. Ascoltiamo questo racconto dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide una grande folla che veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai discepoli: raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Un brano noto, sempre molto interessante e ricco nei suoi particolari. Innanzitutto c'è questa folla che accorre a Gesù. Accorre soprattutto perché è un guaritore. Ha bisogno di essere guarita. Gesù ha guarito e la gente accorre a lui. Ma quel giorno la gente manifesta un altro bisogno, il bisogno di saziare la fame.
E Gesù, vedendo questa folla numerosissima, sapendo che da tempo lo segue, vede questo bisogno. Si lascia commuovere e coinvolgere da questo bisogno. E però non risolve il problema da solo. Sono infatti molto interessanti le azioni che Gesù mette in atto. Dapprima coinvolge Filippo e di seguito Andrea, dicendo: come possiamo fare? Interpella la coscienza, la sensibilità dei suoi amici. Filippo dice: non bastano 200 denari di pane per dare un boccone a ciascuno. Andrea però è sollecito e dice: c'è un ragazzino che ha una merenda. E Gesù utilizza l'atto di generosità di questo ragazzino, il quale offre la propria merenda perché Gesù faccia quello che deve fare. Interpella Filippo, prende la merenda e prima di compiere il gesto della moltiplicazione dei pani, esemplare questo passaggio di Gesù, Gesù ringrazia il Padre. Lo ringrazia per quello che ha tra le mani e soprattutto per quello che tutti avranno tra poco tra le mani. Ringrazia in anticipo la generosità di Dio, della quale Gesù, il figlio amato, non dubita. Ringrazia per i pochi pani e pesci e per i molti pani e pesci di cui la folla sarà sfamata. E poi distribuisce, dice l'Evangelista, a sazietà. Vuole che tutti possano mangiare a sazietà. Ultimo particolare, si raccomanda di non buttar via nulla, ma di raccogliere ciò che è avanzato. Sono tutte azioni molto significative e molto importanti. Le raccolgo e le richiamo: coinvolgere altri, utilizzare la generosità di qualcuno, la merenda, ringraziare in anticipo il Padre, offrire il cibo a sazietà, non disperdere nulla. Ovviamente, dopo questo evento, la folla impazzisce e passa la parola che Gesù è il nostro re, oltretutto ci risolve i problemi con molta facilità. Merita di essere nostro capo, nostra guida. Ma Gesù fiuta questo sentire e questo pensiero della gente e scappa da questa volontà popolare, perché non corrisponde alla volontà di Dio. Il segno del pane è solo un atto d'amore. Non è così che lui vuole essere il Messia predetto e ora presente in mezzo al popolo di Israele. Le sue scelte sono diverse dall'idea di un Messia che la gente ha in mente. Si ritira sul monte da solo, presumibilmente in preghiera, comunque in solitudine. Che cosa ricavo per me da questo Vangelo che ho letto e commentato con voi? Io ricavo un doppio invito. Il primo, a ringraziare per quello che ho tra le mani, per quello che sono, per la vita che mi è data da vivere. Coltivare nel cuore il sentimento della gratitudine, ringraziare, lodare. Ricordo che il momento celebrativo importante per una comunità cristiana è l'Eucarestia, che dice azione di grazia, ringraziamento. La mia vita si è sempre accompagnata da un grazie per quello che Dio, nella sua generosità, offre a me e alla mia vita.
Il secondo invito è a condividere generosamente ciò che sono, ciò che ho, il più possibile. Ringraziare e condividere. Ringraziare con gioia, condividere con generosità. Concludiamo questo nostro incontro benedicendoci, dicendo ancora una volta così. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E a domani. Arrivederci.